Eccoci rientrati amici e amiche di pomeriggio, come avevamo preannunciato qui con me c'è un gradito ospite, la presidente della Ruzzo Reti, Alessia Cognitti, benvenuta. Grazie. Allora, con lei vorremmo affrontare la questione ovviamente della Ruzzo Reti, perché negli ultimi anni c'è stato un salto, possiamo dire, importante per la qualità della distribuzione del prodotto. Sì, diciamo che gli ultimi 6 anni sono stati molto impegnativi per noi del Consiglio di Amministrazione, per i dirigenti e per tutti quelli che collaborano alla Ruzzo Reti, perché è stato messo in campo un'operazione molto importante dapprima, in un primo momento, in una prima fase, per salvare l'azienda, perché l'azienda che ho ereditato era un'azienda sul filo di una crisi economica veramente molto importante. C'era il rischio di dover consegnare libri in tribunale per un'eventuale procedura concorsuale, quindi insomma, come è accaduto ad altri acquedotti locali, per cui insomma la situazione era abbastanza critica. E fortunatamente non solo siamo riusciti ad uscire da questa criticità, ma alzare tantissimo il livello di performance dell'azienda, tanto che oggi si attesta tra i primissimi posti delle aziende del servizio idrico abruzzese, se non primo posto. Vabbè, possiamo dire per... Se lo è giusto anche dirlo. No, perché a volte si parla solamente dei meriti, ma dei meriti cerchiamo di nasconderli. Abbiamo dei numeri positivi sotto tantissimi aspetti che vanno dagli investimenti, ti dico circa 150 milioni di euro di investimenti sul territorio teramano per il servizio idrico da fondi e da fondi esterni, a cui si aggiungono poi quelli dell'azienda, che l'azienda insomma posta in primo piano. E sotto il profilo anche della qualità del servizio, che innegabilmente si può sempre migliorare, però oggettivamente è di gran lunga migliorato. Sotto la performance delle perdite idriche siamo tra i numeri di perdita più bassi a livello nazionale, e questo ci fa insomma onore. È il risultato di grandi investimenti che sono stati fatti sulle reti, sia sotto il profilo della manutenzione che sotto il profilo di una visione futura. E la cosa che mi premeva di più sotto il profilo ambientale, perché due nuovissimi depuratori che sono stati portati a termine. Ecco, il dato che mi piace sottolineare è che spesso si sente parlare di fondi europei, di fondi pubblici captati ma non utilizzati. Invece la Ruzzo è stata capace in questi 6 anni non solo di intercettare importanti finanziamenti, ma di avviare tutte le opere e di concluderne alcune sono in fase di conclusione e altre sono state già concluse. E questo è un grandissimo risultato, secondo me, per un ente insomma, che, ripeto, è partito con non poche difficoltà. Poi parleremo ovviamente dei progetti che state mettendo in campo, però partiamo da un dato, certo, è la qualità delle acque che la Ruzzo ha a disposizione. La qualità dell'acqua è altissima. Purtroppo abbiamo avuto quel problema nel 2017 che non è dipeso dalla Ruzzo. Però ha insegnato quel problema, secondo me. Ha insegnato, più che altro ci si è a livello nazionale si è capita la problematica, e quindi si sono stati fatti degli investimenti importantissimi che porteranno nei prossimi anni i loro frutti per cercare di mettere totalmente in sicurezza l'acquifero. Questo non toglie che noi abbiamo una risorsa idrica eccezionale. Comunque lì bisogna adesso lavorare nel contesto, come giustamente diceva lei, della dispersione idrica, perché questo è un tema che a livello nazionale se ne è parlato tanto e abbiamo un dato assolutamente negativo a livello nazionale, e la Ruzzo è intervenuto proprio su quell'aspetto per cercare di risolvere le tante problematiche purtroppo che avete anche riscontrato dal passato. Sì, a livello nazionale considera che sostanzialmente si attesta intorno al 60-70% di dispersione. E la Ruzzo è intorno al 35, ma in questo 35 si devono conteggiare, perché viene considerata per la dispersione tutta quell'acqua che esce dalla sorgente e poi non viene fatturata sostanzialmente, e mentre invece, quindi quello il calcolo viene fatto su questa base, mentre invece noi abbiamo alcuni comuni come Isola del Gran Sasso che ad oggi non sono completamente contrattualizzati, quindi in questo dato va considerato anche questo aspetto qui, questo dato qui rispetto alle perdite, quindi non sono tutte perdite come ci si immagina della rete che okay, perde acqua. E invece comunque questo è un dato che a livello nazionale molte volte la questione della perdita netta di un... No, incide moltissimo anche in questa crisi che c'è stata in questi ultimi anni, ha inciso moltissimo. E comunque, nonostante le difficoltà che ci sono state negli ultimi anni, possiamo dire che la provincia di Teramo non ha vissuto le criticità che hanno vissuto altri territori? No, grazie agli investimenti che nel tempo siamo riusciti a fare, appunto, sia sotto il profilo di accumulo, cioè con dei serbatoi, che sotto il profilo di manutenzione. Basti pensare al progetto che abbiamo fatto per intercettare le perdite con i satelliti, il progetto di tipo israeliano sostanzialmente, che solo nella vibrata ha recuperato grandi quantitativi. Adesso non dico i numeri perché vorrei sbagliare, no, certo, non me li ricordo in maniera precisa, però ha recuperato in maniera tale che
l'anno scorso la Vibrata ha sofferto forse meno di tutti gli altri anni, in un'annata in cui tutta l'Italia era sotto sofferenza. Si è risolto la problematica così e poi con una serie di altri piccoli investimenti che sono stati fatti ad hoc sui vari comuni, però insomma la strada, diciamo che il dato è che la strada che abbiamo intrapreso è giusta ed è corretta e che negli anni ci porterà sempre a perdere sempre meno, ad accumulare sempre più e distribuire meglio. Ecco, ovviamente poi l'appello va fatto ai cittadini, perché anche dal punto di vista dell'utente finale bisogna ovviamente salvaguardare questo bene comune. Questo è un dato che a livello nazionale le varie associazioni di categoria evidenziano, cioè che i cittadini abruzzesi purtroppo disperdono fanno un uso molto improprio dell'acqua. E non è differenziato per le province, però appunto si evidenzia questo aspetto qui, che l'acqua potabile spesso viene usata in maniera sbagliata, ma questo perché? Perché noi storicamente secondo me non abbiamo sofferto di carenza idrica come altre regioni, che invece per cui è una problematica storica, per cui c'è un'educazione. E queste problematiche iniziano ad involgere l'Abruzzo adesso. E quindi la gente ha un po' questa abitudine a lavare le macchine con l'acqua del rubinetto, annaffiare i giardini con l'acqua del rubinetto, insomma piano piano bisogna educare anche la popolazione a questo, ed è per questo che noi l'anno scorso abbiamo fatto quella bellissima iniziativa con le scuole elementari di cui vi siete occupati anche voi, esatto. Proprio perché i bambini, che tra l'altro l'hanno accolta con grande... Sì, è stato comunque un successo, perché poi è bello, avete realizzato questo libricino, esatto, fumetti. Siamo andati nelle scuole, scuola a scuola, abbiamo scoperto che i bambini sono preparatissimi, sotto i bambini per la provincia teramana delle elementari hanno una cultura sul servizio idrico impressionante. Lei pensi che qualche di mio collaboratore è andato in difficoltà sulle domande, cioè domande di un tecnicismo che veramente noi siamo rimasti senza parole. Però cioè, insomma, c'è dato anche soddisfazione e speranza per il futuro, perché effettivamente quando vedi dei bambini così piccoli, così proiettati verso l'ambiente, insomma da speranza. Noi siamo cresciuti un po', ecco, sotto il profilo ambientale non avevamo questa cultura, e questo è importante, e questo va fatto un plauso anche alle scuole che portano avanti queste iniziative in generale. Infatti quello che volevo dire, ho trovato degli educatori eccezionali, dei lavori fatti nelle scuole, ripeto, elementari, che ci hanno lasciato senza parole. E adesso è stato presentato poco tempo fa questo importante progetto di riqualificazione e ammodernamento del sistema idrico di Roseto degli Abruzzi, e in più verrà realizzata un'importante rete fognaria nuova. Allora, l'obiettivo della Ruzzoreti è quello di portare la digitalizzazione e i contatori intelligenti su tutta la provincia di Teramo, tant'è che l'anno scorso abbiamo iniziato con 5 comuni della Vibrata. Adesso ci siamo concentrati sul Roseto degli Abruzzi perché noi stiamo cercando di lavorare per aree territoriali omogenee in modo da coprire queste aree e poi andare avanti. E quindi adesso toccherà al Comune di Roseto con questo investimento di circa 6 milioni che non riguarda però solo la digitalizzazione, ma anche alcuni interventi sulla rete fognaria. Anche qui nella parte dell'area del Borsacchio c'erano delle situazioni non coperte completamente dalla fognatura, sono stati fatti anche lì degli investimenti importanti di cui gioveranno sotto il profilo ambientale, perché insomma la raccolta delle erbe è sempre una cosa che assolutamente sì. Quindi un complesso di investimenti che parte dalla provincia di Roseto, dal comune di Roseto, ma che involverà per tutta la provincia. Ecco. Quindi comunque è un punto di partenza, diciamo così, sì, Roseto. Assolutamente sì, un punto di partenza. Abbiamo parlato di Roseto, ovviamente dobbiamo parlare anche del ruolo del potabilizzatore di Montenervomano, perché è un progetto molto importante, un progetto che va anche a risolvere delle problematiche di città vicine a noi come Pescara. Sì, dal mare alla montagna. Noi, ecco, quello di Montorrio è sicuramente uno degli investimenti più importanti che abbiamo captato l'anno scorso, per cui ringrazio ancora il governatore Marsiglio, perché effettivamente 55 milioni di euro che porteranno ad un potenziamento appunto di questo impianto, che già è un impianto tecnologico all'avanguardia su tutta la regione questa volta, però insomma verrà ampliato, e in più è prevista una nuova rete idrica sostanzialmente, che può andare a servire l'area di Pineto fino a Montesilvano e quindi anche l'area di Pescara. Noi già andiamo in soccorso idrico a Pescara durante l'anno, già da adesso, però ovviamente ci sono momenti in cui l'acqua serve a noi e quindi siamo più tirati, ecco, fatemi passare questo termine improprio, e quindi non siamo in grado di andarli sempre in supporto. Con questo tipo di intervento il supporto sarà costante, e ovviamente quest'acqua viene venduta dalla Ruzzoreti alla Pescara, quindi rientrano anche a beneficio del territorio della provincia di Teramo del denaro che poi viene reinvestito sul territorio della provincia. Dal punto di vista dell'utenza, voi avete presentato qualche tempo fa le bollette non più ogni 3 mesi ma ogni 2 mesi. Sì. Giusto. Avete riscontrato che comunque ha portato un beneficio per gli utenti, perché questo è anche un modo per agevolare
gli utenti del allora, pagamento? Il beneficio degli utenti sicuramente, nel senso che le bollette sono ovviamente, essendo per di 2 mesi, non 3 mesi, sono più leggere, esatto. Possiamo dire così, ci permettono di intervenire sulla morosità in maniera più puntuale, perché la morosità è una problematica grande del servizio idrico integrato, non solo della Ruzzoletti ma un po' di tutte le aziende. E qui avete attivato anche il servizio SMS, se non ricordo abbiamo male. Attivato anche questo servizio SMS, che devo dire, considera che in un anno abbiamo recuperato 10 milioni di euro di morosità, una cifra enorme. E l'importante, secondo me, può capitare a tutti che sfugga una bolletta, ma questo è importante, per questo il servizio SMS è fondamentale, che non si arrivi a situazioni di accumulo di bollette, per cui poi diventa anche complicato per l'utente e diventa anche una spesa che va a incidere sulla sua famiglia, il saldo dell'eventuale morosità, no? Cioè ti dico, un conto è pagare 100 euro, 200 euro, 70 euro, un conto è pagare, come purtroppo è accaduto, morosità di 5.000, 2.000, 3.000 euro. Queste ultime incidono la famiglia, quindi il nostro essere più puntuali nel ricordare, cioè non è una cattiveria, ma il nostro essere più puntuali nel ricordare la scadenza della bolletta aiuta anche l'utente a pagarla, a pagare importi più bassi, in maniera più semplice. Rispetto a farsi accumulare come era in passato venivano fatti, per il passato intendo 7-8 anni fa, venivano fatti i solleciti ogni 2 anni. Cioè, ogni due quindi anni uno significa, si poteva ritrovare esatto, che arrivavano cifre assurde, poi anche recuperarle diventa complicato, perché poi se c'è una situazione già di difficoltà, anche il recupero diventa complicato, tant'è che io che ho dovuto mettere mano appunto a questi crediti, ho trovato milioni e milioni di euro di crediti inesigibili che ho dovuto stornare dal bilancio e che purtroppo non verranno mai più recuperati dall'azienda, perché in passato non sono state fatte le operazioni quando dovevano essere fatte. Che futuro avrà nei prossimi anni la Ruzzoletti? Quali saranno gli obiettivi, le strategie, oltre a quelle che abbiamo già detto? Allora, l'aspetto più complesso amministrativo e incerto, tra virgolette, è che dovrebbe passare la normativa sul gestore unico a livello regionale. E quindi però tutt'oggi, ora il governo regionale è in fase di rielezione, quindi a tutt'oggi non siamo in grado di sapere se in che termini verrà fatto, come verrà fatto, quindi anche noi gestori consideri che nel 2027 scadranno le concessioni idriche, quindi questi sono passaggi importanti, per cui noi ovviamente speriamo che se dovesse essere un gestore di abruzzese diventa gestore unico di essere noi, no? Ovviamente, però non è detto che sia così, si potrebbe fare un consorzio di rete di acquedotti, quindi insomma adesso gli obiettivi per il futuro, oltre ai potenziamenti di investimenti, di quello che già stiamo facendo, il migliorare il servizio, sono rivolti, l'attenzione è rivolta soprattutto a cercare di comprendere come andrà affrontata questa situazione in tutto Abruzzo e non solo per quello che riguarda la Ruzzo. Ma a livello mondiale è problematica della situazione climatica che stiamo vivendo, perché abbiamo vissuto un inverno che non è mai arrivato. Questo significa che la neve è stata veramente poca e quindi anche la riserva idrica va a pagare queste conseguenze. E anche su questo devo dire che sono particolarmente soddisfatta del lavoro che ho fatto con alcuni miei collaboratori, perché noi abbiamo iniziato già nel 2019 una serie di collaborazioni con il CETEMPS dell'Aquila, quindi insomma abbiamo iniziato a studiare le nostre sorgenti, l'incidenza del clima sulle nostre sorgenti, organizzammo un convegno l'anno scorso dove venne il dottor Di Baldassarre, che è appunto un massimo esperto in fatto di clima, e ne faremo probabilmente, questo te lo anticipo, ancora non si sa, faremo sempre noi. Con il dottor Di Baldassarre ed altri all'interno del forum del Gran Sasso, abbiamo proprio un'area dedicata a questo, il clima, okay. Quindi noi siamo molto, si dice, sul pezzo su questa cosa, proprio perché c'è una preoccupazione, ne comprendiamo, cioè. Sì, e soprattutto il collegamento con aziende come la nostra. Siamo molto fortunati ad avere la sorgente del Gran Sasso, perché il Gran Sasso è un'enorme spugna. Sì, è vero che la neve manca e quindi è una problematica che però tocca per il momento meno il Gran Sasso, più altre sorgenti, noi ne abbiamo diverse, minori, chiamate minori, sulle montagne, che servono però in maniera autonoma dei piccoli paesi di montagna, o dei piccoli o grandi paesi di montagna, insomma da noi non sono tanto piccoli, e quindi lì abbiamo più preoccupazioni che non le adduttrici principali. E poi a supporto noi abbiamo appunto il potabilizzatore, che è stato proprio generato per questo, per le emergenze idriche, perché prende acqua di superficie, non di sorgente, la potabilizza, va a supporto, quindi non si viene mischiata con quella del Gran Sasso nei momenti di particolare crisi per quanto riguarda la zona costiera, e questa è una cosa che ci aiuta moltissimo. Quindi diciamo per ora
siamo moderatamente sereni, ecco, sì, per gli investimenti fatti, per l'acume che i miei collaboratori hanno dimostrato, e quindi stanno riuscendo a capire zone in cui c'è più bisogno, quindi si fanno un certo tipo di investimenti, i serbatoi, altre in cui magari c'è meno bisogno, proprio sulla base di questi studi che ci vengono favoriti. Quindi noi spero di continuare così con loro, e quindi di riuscire ad avere sempre una maggiore previsione rispetto a queste situazioni. Ovviamente poi ci terrà informate per la data di questo importante... Sì, sì, all'interno del forum del Gran Sasso che organizzano ogni sì, anno. Sì, sì, ogni sì, anno, però ancora non è stata annunciata, sì, se non sbaglio, la data. No, ok, no. Però comunque ci sarà sicuramente nei prossimi mesi. Presidente, siamo arrivati alla fine, ma prima di chiudere vorrei ricordare e farle presentare comunque questo evento che si svolgerà il 22 di marzo. Sì, allora anche questo. Abbiamo parlato tante volte qui di cantine aperte, invece qui parliamo... Impianti aperti. È proprio il potabilizzatore, appunto, di cui abbiamo parlato tanto oggi. Perché abbiamo pensato di aprirci alla cittadinanza, ma tutto perché questi impianti sono il frutto degli investimenti anche della cittadinanza attraverso le bollette, e poi perché credo che sia importante che i cittadini si rendano conto quello di cui parliamo ogni volta, quello di, cioè, come è strutturato il servizio idrico, perché poi mi fa un po' sorridere adesso quando senti l'acqua costa così tanto, ma alla fine è una frase un po' sentita, sì, no? Sì, è un sì, monopolio, sì. Basta che prendi l'acqua, la porti, sì, perché costa così tanto, in realtà vedere gli impianti si fa anche comprendere il valore della bolletta, da che cosa viene estrapolato, perché non è soltanto portare l'acqua nelle case, è anche quello, basti vedere il potabilizzatore, ma c'è tutto l'aspetto della depurazione, quindi noi faremo visitare l'impianto di potabilizzazione di Montorio e il depuratore di Alba Adriatica, che è assolutamente tecnologico, altissimo livello. Bisogna iscriversi con una mail da mandare, sta sul sito tutto quanto, la comunicazione sul sito della Ruzzoleti. Speriamo, insomma, che vengano un po' di persone, ovviamente siete invitati anche voi giornalisti. Grazie mille, ovviamente saranno lì anche le tante famiglie che vorranno portare all'interno degli impianti i bambini. Sì, assolutamente sì, non so quanti bambini. Però è bello comunque, un qualcosa che è molte volte chiuso. No, l'anno scorso la scuola elementare di Montorio ci chiese di visitare il potabilizzatore, allora, accompagniamo i bambini, si divertirono tantissimo. È bello, perché poi comunque parlare alle nuove generazioni lascia sempre il segno. Sì. Presidente, io la ringrazio, è stata gentilissima. Grazie come sempre, sicuramente ci rivedremo nei prossimi mesi un po' per fare un nuovo punto. Sì. Senz'altro, grazie. E adesso, amici, ci guardiamo il promo di Vite da Blogger.